Daniele Maggioli, perspicace cantautore riminese, mi ha posto una questione grammaticale interessante. Mi ha detto: non mi ha mai convinto l'espressione farsi la barba. Il suo significato letterale è esattamente il contrario di quello che succede. Cioè, farsi la barba vuol dire tagliarsela, radersela, eliminarsela. È come se farsi la casa volesse dire demolirsi l'edificio. Ho pensato a questa questione, effettivamente interessante, ed ho elaborato una piccola teoria. Secondo me esistono oggetti sui quali è possibile compiere un'azione, sui quali o dentro i quali tu puoi compiere un'azione, magari solo quella, un'azione unica. Allora, se l'oggetto si chiama X, succede un fatto grammaticale. Fare X prende a voler significare compiere quell'azione, quella che si può fare su quell'oggetto X. Gli oggetti che hanno questa proprietà, interessantissima secondo me, io li ho chiamati oggetti fare. Domenica scorsa si tornava dal Milanese tutti assieme. Eravamo io, Daniele Maggioli suddetto, Antonio Romberti, che con Daniele Maggioli compone il duo bucolico, poi c'erano con noi Giacomo Toni, cantautore forlimpopolese, e Davide Fabbri, noto ecologista di Cesena. Ho espresso loro questa mia teoria e abbiamo cominciato a elencare tutti gli oggetti fare che si trovavano. Faccio un breve elenco, mi sembra una cosa veramente interessante. Vedete quanto è malleabile il verbo fare, il fenomeno straordinario degli oggetti fare. Fare la lavatrice, fare la valigia, fare la strada, fare il ponte, fare le scale, che vuol dire sia scenderle che salirle. Con la stessa parola. Fare il bidet, fare la doccia, fare il letto. Questo è interessante, perché fare il letto non vuol dire dormire, o non vuol dire fare l'altra cosa che si fa sul letto, ancora più interessante che dormire. Secondo me, perché queste due azioni vengono fatte sul letto, ma non sono rivolte al letto, cioè tu usi il letto come appoggio se dormi o se fai l'altra cosa. Invece, se tu rifai il letto, nel senso che rimetti a posto i lenzuoli e le coperte, tu ecco che modifichi il letto, il suo aspetto esteriore perlomeno. Per cui fare il letto vuol dire riordinarlo, non dormirci dentro. Fare il culo, farsi le unghie, farsi la barba. Però all'interno di questo insieme, degli oggetti fare che abbiamo trovato, farsi la barba per me è un oggetto particolare, perché mentre negli altri casi il significato traslato di fare si aggiunge a quello, come dire, letterale, nel senso, tu puoi fare la strada nel senso che la percorri, ma anche nel senso che sei un operaio che fa la strada, cioè stende, l'asfalto. Puoi fare la lavatrice nel senso che lavi i panni, ma anche nel senso che sei un operaio che assembla i pezzi. Ma nel caso di barba il significato letterale non c'è, perché tu non puoi farti la barba nel senso che te la fai, che agisci per fartela crescere, che l'unica cosa che puoi fare perché la tua barba aumenti di lunghezza e di volume è non far niente, stare passivo, lasciare che cresca. Quindi il significato letterale non c'è. Il significato traslato, curiosamente, è esattamente il contrario di quello letterale. Cioè, farsi la barba vuol dire farsela sparire. È un caso limite, è il caso limite dell'oggetto fare barba. Naturalmente io lancio un appello: chi di voi avesse sentito questo messaggio, chi di voi trovasse, scovasse altri oggetti fare, è pregato di comunicarcelo, di comunicarlo a noi, che saremmo veramente felicissimi di aggiungere alla nostra lista
oggetti scovati da voi. Se volete sapere più dei miei compagni di viaggio e di ragionamento, vi ripeto, sono Daniele Maggioli, Antonio Ramberti, Giacomo Toni, Davide Fabbri, li trovate a questi link. Quali link direte voi? Questi link qui. Scegliete un link, parte un video dove ci sono loro come protagonisti. C'è anche un video del duo bucolico che sono Ramberti e Maggioli assieme. Sceglietelo. No, sceglietelo perché poi io, il video finisce, quindi lo dovete scegliere. Sceglietelo. Non l'avete ancora scelto? Basta, il tempo ve l'ho dato, non è che adesso il video è finito, vai.